Manifestazione Insieme per essere comunità in festa 2016 si è svolta a Caltanissetta presso l'Istituto delle Suore Mercedarie in Vianino Martoglio. L'evento, alla sua terza edizione, nasce dall'esigenza fortemente sentita da tutte le comunità alloggio per minori e case famiglia operanti nelle province del centro Sicilia di dare forza e rendere protagonisti singoli bambini inseriti nelle comunità, a seguito di provvedimenti emessi da parte delle forze dell'ordine o dagli uffici preposti alla tutela del minore, Tribunale per i minorenni e Procura per i minori. L'iniziativa, unica nel suo genere ma è svolta in Italia, alla sua terza edizione, le prime due si sono svolte a San Cataldo e Nicosia, mette in sinergia oltre 20 realtà associative delle province di Caltanissetta ed Enna, coinvolgendo più di 250 bambini di età compresa tra 0 e 18 anni, assistiti da oltre un centinaio di operatori. Oggi mi trovo qui perché padre Giuseppe Anfuso mi ha onorato di questo invito per essere qui a Caltanissetta in occasione della festa delle comunità ed allietare questi bambini con una fiaba che di fiaba veramente poco, è talmente l'amore che io ho per Pinocchio che lo suggerirei come testo obbligatorio in tutte le scuole, perché secondo me è la fiaba per eccellenza, dentro ha tanti significati di natura culturale, morale, etica, c'è tanto da imparare da Pinocchio. Lima di qua, taglia di là, carteggia a destra, carteggia a sinistra, alla fine ne ricavò fuori un bel burattino che decise di chiamare Pinocchio. È una tecnica diversa da quella pittorica, poiché con la pittura si aggiunge, e la luce è l'ultimo colore che viene aggiunto sommando degli strati, invece con la sabbia si sottrae, la luce è la prima cosa che viene fuori. Mi trovo in servizio di volante una notte, personale del 118 richiede il nostro intervento poiché una ragazza madre, una giovanissima ragazza, non voleva recarsi in ospedale. Il motivo per cui non voleva recarsi in ospedale, purtroppo, perché non voleva dare alla luce la bambina che portava in grembo. Quindi il personale del 118 era un po' spaesato, non sapeva cosa fare, quindi ha chiesto il nostro aiuto per vedere se riusciva a convincere questa ragazza a recarsi in ospedale. Il nostro lavoro è fatto anche di improvvisazione soprattutto, quindi siamo improvvisati un po' psicologi, sia io che il mio collega, e abbiamo convinto la ragazza a salire in ambulanza e a recarsi al pronto soccorso. Dopo neanche una mezz'oretta ha dato alla luce una bambina. Il caso ha voluto che dopo una settimana ci siamo rincontrati nei pressi dell'ospedale per altri motivi. Questa volta, per le condizioni del tempo e climatiche, pioveva, c'era abbastanza freddo, la bambina era entrata in ipotermia, quindi abbiamo preso sia la ragazza che la bambina, messa sull'auto di servizio perché l'ambulanza tardava ad arrivare anche perché era molto distante, l'abbiamo portata subito al pronto soccorso e al reparto dedicato. Tutto qui, niente di particolare per noi. Sì, è un momento di festa, ma anche un momento per il tribunale comunque di condividere un momento operativo, perché queste comunità sono quelle con le quali quotidianamente ci troviamo ad operare, e pur essendo convinti che la comunità non possa essere la destinazione per i bambini che hanno bisogno di famiglia, ma che si deve assolutamente insistere per forme diverse di accoglienza, il lavoro che fanno le comunità è preziosissimo l'amore che questi operatori, queste persone, diciamo, dedicano a questi bambini, a questi ragazzi, e quindi il tribunale plaude a queste iniziative, plaude allo sforzo che si fa, però sicuramente non può non ricordare sempre che come territorio, come comunità civile, dobbiamo offrire ai bambini la famiglia, perché il loro principale diritto è quello appunto di avere una famiglia, se non la loro, una famiglia
temporaneamente accogliente nella forma dell'affidamento o nei casi più gravi una famiglia adottiva. Quindi questa festa della comunità è anche un invito al territorio a risvegliarsi per sviluppare proprio capacità di accoglienza concreta.